Amici sportivi appassionati di motori, appassionati di rally e non solo, ben ritrovati all'appuntamento con Rombo di Motori, l'appuntamento del mercoledì sera. Da qualche settimana, come sapete, ci siamo un po' allargati, abbiamo approfittato dello spazio che è rimasto libero della trasmissione sulla diretta Sindaco, che non va in onda per ovvi motivi di par condicio, viste le elezioni amministrative del prossimo 11 di giugno, e quindi andiamo in onda il mercoledì sia alle ore 21 e successivamente vi riproponiamo la puntata anche alle 23, e poi lo sapete dal giovedì mattina sul nostro sito, insomma tante repliche dalle quali poter vedere Rombo di Motori. Vado a presentarvi gli ospiti di questa serata, sono con noi ancora una volta, ne sono particolarmente felice, un equipaggio molto giovane, un equipaggio della nostra provincia che insomma corre rally, fa le corse innanzitutto per passione, per la grande passione che li animano, perché c'è un Paolo Andreucci, ma dietro ci sono tanti ragazzi giovani che hanno voglia di correre il rally e di correre in macchina. Sono con noi Giulia Antongiovanni, buonasera Giulia, grazie di essere con noi, e Michele Pardini, buonasera anche a te Michele. Questi due baldi giovanotti arrivano da Camaiore, giusto? Sì. Da Camaiore. Adesso parliamo di voi, vi ricordo che siamo in pratica ormai quasi alla vigilia, all'antivigilia dell'avvio del 24esimo rally dell'Adriatico, quarta prova del campionato italiano rally 2017, prima prova della stagione sugli sterrati marchigiani, su terra si torna a gareggiare, poi ne parleremo dopo quello che è successo al Targa Florio. Tra l'altro c'è ancora in bilico questo punteggio da assegnare, da non assegnare relativo alla prima tappa, probabilmente a quanto abbiamo captato nelle ultime ore, negli ultimi giorni, andrà a finire che questi punteggi non saranno assegnati, e credo che tutto sommato alla fine sia anche la soluzione più giusta. Allora, cominciamo da Giulia, che dici Michele? Cominciamo da Giulia. Tra l'altro posso dire subito, Michele e Giulia, coppia in macchina, coppia nella vita, sì, giusto? Sì, sì. Me lo confermi Michele? Sì, sì. Me lo confermi Giulia? Certo. Allora Giulia, la prima domanda è per te e anche per Michele, come nasce la passione per il rally, come ti sei avvicinata? È stata colpa sua o già avevi passione no, per questo? No, avevo già passione, e, diciamo tramite una mia amica, scherzando così in una serata delle solite, mi ha detto, io corro, faccio il rally, no? Dico no, voglio provare anch'io, e da lì è nato, mi sono buttata e ho fatto la mia prima gara insieme a lei, e da lì la passione è rimasta ancora. Quindi più Michele, forte. Michele più che la causa in questo caso è stato il pretesto, i rally sono stati il modo per conoscervi. Sì, anche, cioè ci conoscevamo già al di fuori, però comunque sì, anche il rally insomma ci ha unito. Si è affinata un po' questa conoscenza. Da quanto tempo gareggi, da quanto tempo corri? Dal 2013. Quindi sono già 4 anni? Sì. Quindi hai cominciato mi sembra proprio da piccina, piccolina. Sì, proprio ho preso la patente subito, ho fatto la licenza. No, non è che volevamo fare il conto dei tuoi anni, però più o meno. E invece per quanto riguarda Michele Pardini, lei è stata un'amica? No, lei l'ho conosciuta tramite, diciamo, le corse, ma non proprio così. Ci siamo conosciuti una sera in un luogo e... Vabbè, queste sono cose vostre però. Ma la tua passione invece per la mia passione per rally è nata da mio papà, perché diciamo che anche lui correva come me, poi mia mamma è rimasta incinta di me, quindi ha smesso, però si vede che sono nato con la passione nel sangue, ero sempre qualcosa sì. Che... Mi sa di sì. E niente, poi ho preso la mia strada, mi sono state vicine tantissime persone che ringrazio, mi hanno insegnato tanto di questo sport qua, e mio papà è sempre stato un punto di riferimento, mia famiglia è sempre stata un punto di riferimento grosso per me nel mondo del motorsport. Tu da quanto corri? 2012, la mia prima gara. Dopo tre mesi avete di patente, cominciato nello stesso anno. Tu pilota e lei navigatrice, giusto? Un po' Andreucci Andreucci in versione sì. 25, un po' più soft. 25-30 anni prima, via. Sì, un po' più soft. No, vabbè. Riparto da Giulia invece per chiederle le tue prime gare come sono state? Com'è stato il primo impatto da navigatrice? Quando si comincia? Che ricordo hai? Se ti ricordi la prima corsa che hai disputato? Sì, mi ricordo che la mia prima gara è stata l'Alta Val di Cecina. Ah, ecco. Emozionante, perché a parte i gradi... Non eri con lui? No, ero con la mia amica, io ho iniziato con lei. La mia prima gara l'ho fatta Abbiamo detto il nome della tua amica? Rebecca May. Rebecca May, anche lei di Camaiore? Pietrasanta. Lei corre ancora? Sì.
E momentaneamente ora c'è una bimba, quindi però ricorrerà, anzi ricorreremo insieme anche. Ah, ecco, equipaggio femminile. Sì, sai, se metti insieme un equipaggio femminile in questo momento e vai al campionato italiano, probabilmente vinci il titolo. Che ci raccontava Jasmine Manfredi, che era qui mercoledì scorso, che lei ha vinto il titolo con Corinne Federighi, che quest'anno addirittura non c'è un equipaggio femminile. Ah. Quindi no, non so se ti ho dato un'idea, uno spunto. Sì, no. No, vedo che Michele mi guarda male, però al di là momentaneamente di questa... non è possibile, però magari in futuro ricorderemo. Sai, hai ricordo di questo Alto Val di Cecina? Via. Allora, è stata un'esperienza bellissima, emozionante, perché prima gara, quindi non sapevo nemmeno come funzionano le note, come le dirò, sarò capace e tutto. Però invece, arrivata alla fine, abbiamo fatto subito un primo di classe. E quindi direi che meglio non poteva andare. Come hai imparato a fare la navigatrice? Mi sono buttata. Sono montata in macchina e ho provato. Sì, però se uno non ha la tecnica per le note, non l'ho mai fatto. Non so. Allora, diciamo che la mia amica mi ha insegnato, visto lei facendo prima di correre con me, ha fatto anche la navigatrice. Quindi un po' mi ha dato qualche dritta su come scrivere le note e tutto. Però poi dopo è stata l'esperienza che soprattutto ti fa crescere e ti fa imparare. La prima volta invece di Michele? Io la prima volta... Tu sei sempre pilota o hai fatto anche... Ti è capitato di fare anche il navigatore? No, solo il pilota. No, io mi fido solo di me. Ma come? Sì, non ho capito, ma di lei ti fiderai? Neanche quando si va per la strada. Ma come neanche? No, mi sarebbe piaciuto a me guidare una volta, però... Qui stiamo dividendo una coppia stasera a rombo di motori, no? No, dai. No. No, accidenti. No. No, vabbè, te la ricordi la prima corsa? A parte gli scherzi, dai, te la ricordi la prima corsa? Sì, io l'ho fatta con Rover AMG dell'Auto Varelli Sport e sono stato navigato da Luca Bondielli. E è stato lui che proprio mi ha insegnato le prime note, mi portava sulle prove. Cioè, perché loro ve le devono dettare le note, ma voi piloti le dovete capire. Sì, poi... Perché lei può essere bravissima, se poi tu non intuisci... Saper ascoltare. Com'è? Dimmi un po' una nota al volo così a caso, una nota al volo a caso. Destra 5, in sinistra 3. Destra 5? In sinistra 3. Allora, se ti dice destra 5, in sinistra 3, 3, sembrano scioglilingue. Destra 5, in sinistra 3. E Michele Pardini non sa esattamente cos'è. Vai da un'altra parte, probabilmente dove c'è un muretto, un albero, no? Esatto. Giusto? Esatto. Quindi, diciamo, la simbiosi tra navigatore e pilota. Poi penso che è fondamentale. Sì, è fondamentale sicuramente. E poi secondo me il ruolo del navigatore è un ruolo difficilissimo. E spesso magari vengono anche un po' screditati, però secondo me a volte... sono molto migliori che dei piloti. No, attento, fermo, perché noi di rombo di motori, qui ce ne sarà grata anche Giulia, stiamo insomma alla grande rivalutando la figura del navigatore o della navigatrice. Anche perché ciò che il navigatore si rende anche si accorge quando il pilota non ci ascolta, perché comunque sia che la gara sta dietro, no, anche al movimento della macchina, quando lui non ascolta io me ne accorgo. Sai che qui deve conoscere questo po', è quello che ciocco. Siamo Michele, dove siamo? Questa è la prima macchina che abbiamo acquistato da corsa e eravamo a fare due ore del ciocco. Ah, d'estate. Se non ero, eravamo lì. Già il pure Valerio di rilanciare questa corsa. Sì, l'altro grave molto carino. Se non sbaglio. Sembra di sì. Sì, la 12 ciocco mi sembra si corresse d'estate. Anche quella prova Renaio. Erede del rally sprint. Vabbè. E qui sarà seconda, terza gara. Sì, era una delle poche delle mie gare. Perché la macchina era da poco. Dai, fidati, sì. Sì. Poi prima scherzava, No. Prima scherzava, chiariamo, perché no poi... Diciamo che quando sono a catelle fa differenza, perché comunque c'è un input in più. Senti, ma abbiamo esempio illuminante Paolo Andreucci e Anna Andreucci, no? Coppia, diciamo, dentro la macchina, coppia nella vita. Questo prima per lei. Ma conta il fatto che siate una coppia anche al di fuori della macchina? Secondo me, alla fine, questa macchina individua un rapporto che... se riesce a averlo tutti i giorni questo rapporto qui, secondo me è un grande vantaggio. Paolo e Anna sono due grandi campioni, perché non si può dire di no. E secondo me il fatto che anche nella vita ci sia un legame, secondo me favorisce, conta. Comunque, sì, al conta di là della loro straordinaria professionalità, di tutto quello che stanno facendo, secondo me conta. Sei d'accordo? Sì, d'accordo, anche per me è molto importante, soprattutto anche il feeling, comunque sia il sapersi ascoltare al di fuori ma anche all'interno insomma della macchina, quindi di un rally, è molto importante. Ora poi ci devi raccontare, Michele, che hai tre macchine addirittura, non è che ne ha una, ne ha tre. Ne ha tre. Vabbè, adesso noi apriamo una piccola parentesi su Rudy Michelini, nostro amico Rudy Michelini,
che è uno di quei piloti che, vabbè, non sarà un professionista tutto tondo come lo fa Paolo, però è uno di quei piloti che, insomma, in questi anni qualche soddisfazione si è elevata, ha già una certa esperienza. Dovremmo avere una foto che lo riguarda, perché Rudy Michelini ha debuttato nel tricolore WRC all'Elba. Il pilota lucchese, che era al via con una Ford Fiesta R5 del team RF, con a fianco il suo fido navigatore, in questo caso Michele Perna, ha concluso secondo di categoria e non assoluto, soffrendo però particolarmente, ci dicono le cronache, la scelta di gomme, complici le mutevoli condizioni meteorologiche, oltre che l'adattamento alla vettura. Beh, poi lì c'erano le WRC, lui aveva la R5, quindi è chiaro che non poteva, no, in assoluto, Michele, essere competitivo, però insomma, dopo che ha rinunciato agli RC per i motivi che avevamo spiegato, adesso Rudy si è gettato in questo nuovo campionato. Rudy, un grosso in bocca al lupo naturalmente. Tre macchine? Sì, ci puoi spiegare un po'? Come tre macchine? Sì, siamo partiti dall'MG e poi mio papà forse ha molta più passione di me. E... Ah, non sei ancora arrivato al suo livello di passione? No, forse no. E ha detto, ma mi piace farmela via, dai, prendiamone un'altra. Quindi abbiamo preso una Clio RS, che è quella che ci corro. Parliamo di macchine adesso. Di tua proprietà, quindi non è che le devi, sì, sì, le devi noleggiare di proprietà. O le... No, macchine di proprietà, perché ecco, al di là del lato sportivo, dei rally, c'è proprio un amore per questo sport qui che è dietro, cioè la sera ti prepari la macchina, comunque ecco, il rapporto della famiglia. Secondo me, chi te la prepari? Te la prepari da te, hai qualcuno? La macchina la prepariamo un po' noi, da soli facciamo il lato, diciamo, più estetico, carrozzeria e quelle cose lì, perché noi abbiamo una carrozzeria. Mentre meccanica, eravate già nel settore. Sì, meccanica, che tra l'altro devo veramente ringraziare tanto, ci sono dei ragazzi che ci danno una mano, che sono Luca Bertolozzi, che tra l'altro lui è un pilota e ha anche un bel piede, e poi Leonardo del NDM Tecno. Un bel piede sull'acceleratore, sì. O a giocare a casa? No, un bel piede sull'acceleratore. E Leonardo dell'NDM Tecno. Tutti i ragazzi di Camaiore? Sì. No, proprio di Camaiore no, insomma, Massarosa, Pozzano. Okay, però, cioè della zona. Della zona. Sì, sì. Ecco, volevo chiederti, prima di cominciare a correre, avevi già... Cioè, seguivi già rally, immagino, non è sì, che è sì. una passione che è nata solo perché no, la tua no, amica... Andavamo la tua già... amica ti ha detto... No, io... ci andavamo insieme, ecco, oltretutto, sì. Andava a vedere, abbiamo visto tantissimi rally insieme, quindi la voglia era di cominciare, però aspettavo i miei 18 anni. Quindi Giulia, l'attività che c'è da noi... come corse dal ciocco, insomma, tutte le, al carnevale, i reali città di Lucca, alla fine favorisce, no, la certo, passione certo. anche di voi giovani, perché parliamo di ragazzi, sì. se non sbaglio, 22-23 anni, no, nel sì. vostro caso, giusto? Sì, quindi sì. favorisce tutto questo, certo. no? È stato così anche, beh, tu Michele, a parte la famiglia, ti ricordi il primo rally che hai visto? Te lo sì, ricordi? Sì, lo ricordo. Mi ricordo il primo rally, ero piccino. Ora, non, l'età... non me la ricordo, però mi ricordo che mio papà mi portò al Ciocchetto. Addirittura? Sì, a vedere il primo rally al Ciocchetto. Io mi ricordo che noi avevamo una Jeep e c'avevo le cuffie da lavoro, quelle che usava mio quando saldava. Sì, e sì, mi misi sì, quelle sì. lì perché dicevo, papà, sparano. E mi misi, cioè ero proprio piccino. Perché c'erano queste WRC che quando cambiavano... Hai detto che sei del 93? 93. Sì, 93, io quindi parliamo della fine degli credo anni Credo che avevo 7 anni, 7, inizio 8 2000 anni. Così al Ciocchetto. Sì. E ora non ce l'ho purtroppo qui, sarebbe curioso andare a vedere chi vinse quei rally lì, te lo ricordi, no? Mi ricordo questi scoppi, queste macchine passate, questi scoppi, avevo paura, mi misi le cuffie. Sì, perché poi a Ciocchetto ne abbiamo viste negli anni, ricordo le edizioni del 2009 e del 2010, lo ricordo sempre perché almeno io mi sono rimaste nella mente, con nevicate clamorose, quindi... Sì. Va sì. bene, dai, dobbiamo fermarci per la pausa pubblicitaria, tra poco torniamo, parliamo anche del vostro programma, perché questo 2017... di fatto deve ancora un po' cominciare sì, per noi sì. per quanto riguarda voi sì. Siamo e poi parliamo del campionato italiano che torna nel fine settimana con il 24esimo rally dell'Adriatico. Attenzione, prima prova su terra, sono 4 anni consecutivi, vediamo se sono preparati. Che rally dell'Adriatico lo vince? Non lo dico. Lo vince? Non lo dico. Ma lo sapete? Lo sapete? Lo sappiamo ma non lo dico. Ma si può anche dire no, che porta no, bene io agli non altri. Lo dico. No vabbè, scherziamo, dai. Va bene, poi lo dico io, dai, a tra poco. Eccoci tornati, seconda parte di questa 31esima puntata di Rombo di Motori. Siamo in compagnia di Michele Pardini e Giulia Antongiovanni, rispettivamente pilota e navigatrice. Questo giovane equipaggio
che complessivamente fate meno dei miei anni, ve lo dico subito, ma alla lunga, che arrivano da Camaiore. Ma è vero, Michele, dimmi una cosa, che Camaiore, io non lo so se sono quelle leggende metropolitane o provinciali che nascono, che davvero è un feudo intendo nel senso di, a Camaiore seguono, pur avendo noi da quelle parti la nostra consorella Rete Versilia, ma dice che seguono in modo pazzesco noi TV. Sì. Michele, sì, me lo confermi? Sì, sì, noi tuttora lo guardiamo tutte le sere. No, allora non lo dici perché sei qui, no, stasera. No, lo dico, no, perché è la verità. Io voglio sentire Giulia. Sere, no, tutte le sere alle 8:30, appuntamento fisso. Col TG Noi, alle 20:30. Alle 20:30. Te pensa, stasera non te lo sei potuto vedere alle 20:30 perché eri già qui alle 21. Sì. Te lo vedrai alle 22:30 quando tornerai, sì, a casa. Certo. E poi alle 23 ti vedi la replica di, certo, di Rombo di Motore. Sicuramente. Va bene, dai, allora, dicevamo, Michele, 2017 finora di fatto non avete ancora corso insieme. No, perché questa Clio nuova che abbiamo comprato nel 2016, abbiamo corso, però io mi sono accorto che, cioè, non mi ci trovo con la macchina, tuttora non mi ci trovo, forse un po' davo la colpa alla macchina sbagliata, però poi appunto Leonardo della NDM, che ringrazio, sta facendo veramente un buon lavoro sull'assetto. E adesso abbiamo comprato un assetto nuovo, regolabile a tre vie, e stiamo provando a metterlo a posto. Infatti questa stagione qui ormai è, fra virgolette, un po' buttata, e faremo qualche gara ancora per prendere la macchina a mano con l'assetto nuovo, e poi nel 2018 mi garbrebbe fare un campionato migliore, tipo? Diciamo, no, so, anche la tua idea, poi A me piacerebbe fare gli RC, poi però... Ma gli RC, quello gli che RC. Rudy Michelini, esatto, prima ha abbandonato per... Esatto, il mio sogno sarebbe fare gli RC, però tempo e sponsor permettendo, bah, vediamo. Quindi hai detto, devo dire, un ragazzo di 23 anni molto saggio, Michele, perché ha detto, no, io la macchina non me la sento ancora mia, non voglio andare allo sbaraglio, quindi... No, no, poi specialmente... Sai, cioè, appunto, la macchina è mia, quindi sono sudore, sacrificio. Certo, cioè, ci mancherebbe altro, sarebbe un po' non complicato. Non è, sembra semplice. Sia fare brutti risultati, sia magari anche... Ah beh, ma no, i brutti risultati alla fine... No, ma insomma, anche, dico, ci siamo capiti, no? Sì, sì. Invece Giulia, tu invece, in attesa che lui metta a posto la macchina, hai corso già quest'anno. Sì, ho corso con il suo fratello, con Manuele. Ah, questa è curiosa. Fratello più piccolo? Sì. Ha iniziato da poco. Manuele. E salutiamo, se a casa che ci segue. E com'è questa storia del fratello minore? E siccome lui, insomma, ha preso la patente anche lui da poco, quindi sta iniziando a fare le sue prime gare e niente, cercava qualcuno che lo affiancasse alle note. Sì, certo. Ha detto, famiglia, c'è Giulia, perché non approfittare? Nel frattempo, sì. Cosa avete fatto? Che corsa avete fatto? Abbiamo fatto il rally del Carnevale e poi ora facciamo Casciana Terme. Quando? E il 20-21 maggio. Quindi fra due settimane, sì. Due settimane. Tu invece, in attesa della macchina, cosa pensi di fare? No, io adesso andiamo a Casciana Terme, anche io faccio rally di Casciana Terme. Ma non lo fai con lei allora? No, non lo faccio con lei perché ormai aveva preso impegni con il mio fratello, quindi per non litigare in famiglia abbiamo detto ok, mi organizzo. Quindi correrai con qualcuno. Ma, sì, ma corro con la Clio, mi sembra di capire. Sì, con la Clio. Con la Clio abbiamo... La provi, via. La prova, abbiamo aumentato l'assetto nuovo. E Leonardo è sempre dietro che fa le ultime modifiche. E in questo caso mi sono affiancato un altro ragazzo che sa bene il suo mestiere, che è Massimo Morriconi, anche lui è un bravo navigatore, e vediamo se riusciamo questa volta a capirci qualcosa. Ecco, attendi le prime risposte, via, sì, questa macchina, sì, sì, per un 2017 diciamo di transizione. Esatto. Entra invece nel vivo, perché entra davvero nel vivo, adesso Marco Cervelli, che sta curando la regia di questa 31ª puntata stagionale, ci proporrà delle immagini relative chiaramente al 2016, entra nel vivo questo campionato italiano rally. Ecco qui il signor Paolo Andreucci, adesso vedremo anche gli altri, qui siamo all'Adriatico 2016. Laddove possiamo dire, e voi lo sapete meglio di me, questo è Basso, che allora faceva il campionato italiano, che poi lo vinse, e questo è Scandola, che prima non avete voluto nominare, però è lui quello che da 4 anni consecutivi, 2013, 2014, 2015, 2016, vince l'Adriatico. Pensate che l'ultimo ad aver vinto l'Adriatico, che non fosse Scandola, è stato proprio Paolo Andreucci nel 2012, ovvero quando più o meno voi cominciavate, sì, no? Allora, ricomincio da Giulia. Che rally dell'Adriatico ti aspetti? Poi diamo anche qualche dettaglio, qualche informazione su questa gara che scatterà venerdì sera, però le due tappe di fatto saranno sabato la prima e domenica la seconda. Che rally dell'Adriatico ti aspetti? Considerando dopo c'è stata la tragedia del Targa Florio, quindi
pratica si ricomincia da quella che era la situazione precedente? Sinceramente non saprei dire cosa mi aspetto, dico soltanto che per me, insomma, ho sempre Paolo e Anna nel cuore, quindi un pochino tifo loro. Tifi loro. Tu, Michele, me lo dai un ragguaglio tecnico maggiore? Scandola. Prima prova è stato su terra, con questo Scandola che qui è andato sempre. Scandola è sempre andato molto forte. Quindi potremmo anche dire, che a rigor di logica il favorito è Scandola. Il favorito è Scandola. Io però sono, forse perché sono della zona, comunque per me Paolo resta sempre Paolo. Ovvero io, per tutti voi, i giovani è un mito. Quello io per me è un mito, quindi tifo Paolo. E poi comunque ci sono tantissime altre persone che comunque vanno anche in classi minori. Ora li ricordiamo tutti, perché sono complessivamente 50 gli iscritti al 24esimo rally dell'Adriatico, più i 9 del campionato regionale, che rispetto ad esempio al Ciocco sono un numero molto limitato, quindi complessivamente sono 59 equipaggi. Oltre a Paolo Andreucci, che partirà con il numero 1, poi con il numero 2 Campedelli, con il 3 Scandola e poi in uscita, mentre anche qui non ci sarà Perico, quindi diciamo che la lotta per il tricolore alla fine è fra i soliti 3. Per quanto riguarda, ci sarà anche il giovanissimo finlandese Kalle Rovanperä, che quindi torna a gareggiare in Italia. E beh, qui attenzione, perché lui sulla terra, su questi fondi qui, sa il fatto suo. Quindi, di equipaggi lucchesi avremo, penso tutti i ragazzi che conoscete, con il numero 46 Mattia Vite e Nicolò Gonnella, che abbiamo avuto ospiti qualche settimana fa qui da noi, sulla Peugeot 208, poi R2, poi Nicola e Jasmine Manfredi, che erano qui proprio mercoledì scorso, con il numero 48, con il numero 49 Tommaso Ciuffi e Max Bosi, navigatore di Castelnuovo Garfagnana, con il numero 54 torna anche Luca Panzani con Federico Grilli, e con il numero 101 Stefano Martinelli e Pietro Brugiati con la Suzuki Swift, che difenderanno. Ecco, questi li conoscete tutti? Certo. Sì, sì. Perché poi tra voi vi conoscete alla fine. Sì, tutti, sì, eh? Sì, sì. Tra l'altro sono anche tutte persone che sanno il fatto loro. Quindi sarà, credo, una prova molto interessante, molto importante. Vi ricordo che considerando che i punteggi del Targa Florio, a quanto abbiamo capito, sembrava in un primo momento che venissero attribuiti limitatamente alla prima prova, alla prima giornata di gara, perché i piloti avevano superato il 30% dei tratti cronometrati. In realtà c'è stato un ripensamento, non si sa bene perché. Si prende subito una decisione definitiva, si fanno tutti questi balletti. Purtroppo sono anche decisioni non facili. No, ho capito. Tu cosa avresti fatto? Non lo so, purtroppo quando succedono quelle tragedie lì. Forse era il caso di annullare subito tutto. È un po' difficile dirlo, perché comunque è una gara di campionato italiano, però purtroppo bisogna anche rendere il fatto che c'è una persona che non c'è più. Quindi no. Due. Due persone che non ci sono più. Tu cosa avresti fatto, Giulia? Anch'io avrei, insomma, annullato. Avresti annullato anche i punteggi? Guarda, sinceramente in una situazione del genere avrei pensato a tutto meno che alla gara. Sì, c'è un regolamento, però c'è anche una coscienza, no, sì, di fondo. Sì. Per cui, no, non lo so, per ora comunque la classifica. Siamo umani. Sì, per ora la classifica dice, senza eventuali punteggi del Targa Florio, dice Andreucci 25,5, Perico 18, Campedelli 16,5, Scandola 15. Quindi il vantaggio di Paolo è abbastanza consistente. Ricordiamo, 9 prove speciali sabato. Quindi sarà un po' come al Ciocco, una tappa molto lunga, con partenza alle 9.30 e arriva alle 19.30. Quella del Ciocco, se vogliamo, era ancora più dispendiosa, perché lì si partiva poi il venerdì sera da Forte dei Marmi. E poi il giorno dopo, la domenica, partenza alle 7 e arriva alle 16 a Cingoli. Quindi vediamo, dai, vediamo quello che succede e, insomma, capiremo. All'Adriatico, visto che saremo proprio a metà campionato, se davvero quest'anno, perché Paolo Andreucci può davvero fare il vuoto, oppure se dovrà fare i conti con questi due piloti molto molto competitivi. Io voglio ricordarvi, adesso vediamo un paio di foto, che mercoledì prossimo, qui dove siete adesso voi, avremo, pensate un po', un 17enne, è questo ragazzo qui, si chiama Riccardo Pera, è di Marlia, e ha vinto un paio di settimane fa la prima gara della Porsche Carrera Cup Italia. Qui parliamo di pista, ad Imola, all'autodromo di Imola, miglior tempo nelle prove libere, la pole, ecco qua la sua macchina,
ma non solo, si è imposto poi in gara 1 e si è classificato terzo in gara 2 e dunque si è portato al comando di questo Porsche Carrera Cup Italia, dimostrando di avere grande talento. Noi mercoledì prossimo avremo qui il 17enne Riccardo Pera, ve lo andremo a presentare, vedremo anche le immagini di quella che è una carriera che è appena iniziata e speriamo che possa dargli grandissime soddisfazioni. Bene, Michele, quindi 2017 il prossimo appuntamento e poi cosa facciamo? Cascina Terme, poi sicuramente Maremma, Alta Val di Cesina, i rally insomma che ho più nel cuore, quelli lì non si possono non fare. Farai anche Città di Lucca, no? Sì, quest'anno probabilmente sì. Anche. L'anno scorso era assente perché avevo noleggiato una macchina, quindi volevo seguire quindi in prima persona. Vediamo come questa sì, no, però Città di Lucca Clio si sviluppa, no? Esatto, tu invece vediamo quando mi dirà cosa avrà fatto al Casciano e poi vedremo. Quindi lei sta aspettando, eh? Sì, no, perché non vorrei che ciò che il rally ha unito il rally dividesse, no? No, scherzo ragazzi. Certo, lo so. Scherzo. Pensate, stamani a Rombo di Motori, poi adesso ti faccio intervenire Michele, ho avuto ospite un signore, pensate, di stamattina, di 97 anni, che sono 70 anni che sta insieme alla sua signora. E gli ho detto di spiegarci il segreto di un rapporto così longevo, no? Quasi 70 anni. E lui ha detto comprensione, condivisione, sopportazione dei difetti altrui. Quello che spesso nelle coppie giovani non si vede è che invece mi auguro sia a livello realistico e non solo nel vostro caso. Prego Michele, volevi dire qualcosa? No, dicevo, era inutile un po' dirgli no, guarda, aspetta, non correre, non so cosa faccio. Lui ha detto, guarda, c'è mio fratello, corri con lui che almeno corri. Lei aspetta però, è qui, guarda. Sì, ma ritorneremo. Va bene, Michele Pardini, Giulio Anton Giovanni da Camaiore, vi abbiamo ospitato con piacere. Vi facciamo un grosso in bocca al lupo, sia per quanto riguarda l'attività realistica che per quello che fate poi nella vita, visto che lo fate, è bene precisarlo, soprattutto per passione e per divertimento. Poi lo esatto. Diciamo sempre, no? Se uno di questi giovani piloti nostri, di questi giovani navigatori o navigatrici, riuscirà a diventare, non voglio dire un nuovo Paolo Andreucci o una nuova Anna Andreucci, però riuscirà a farne anche una professione, perché no? Qualcuno ci sta ancora sperando, faccio un nome su tutti, Luca Panzani, no? Vediamo esatto. Poverino se riesce a farcela, però ci sono tante difficoltà, lo vediamo. Rombo di Motori serve comunque a dare risalto anche a tutti voi. Grazie per essere stati con noi, Rombo grazie. Di Motori torna mercoledì prossimo, sempre nel doppio appuntamento 21-23, con questo giovanissimo Riccardo Pera che davvero vale la pena di andare a scoprire e a conoscere. Grazie e buonasera a tutti voi da Rombo dei Motori.